erano anni che non vedevo un posto del genere, puro, fantastico. Veramente anche dopo tante gare farla poi scendendo così un po' sereno, con un amico dai. Un po' sereno, esatto, è stata, ho anche apprezzato i paesaggi e tutto il resto. Grande Ale, basta la pena. Abbiamo fatto 600 km di circa, sì, sotto l'acqua, acqua, piste, pietra, abbiamo fatto tutto. Bello, quest'ultimo pezzo qui da paura. Arrivare spettacolare. Qui al collo del cammello, qua al tramonto, è uno spettacolo. E domani adesso torniamo giù. Adesso torniamo a Tozeur. Tozeur e poi si riparte. Mangiata imperiale con una fame pazzesca. E domani facciamo altri 350 km andiamo verso di là. Dovrebbe tenere il tempo, speriamo. Comunque dovremmo, tipo i naviganti, costruirci o farci un diario di bordo, inserendo anche questa location fantastica. Questa è stata inaspettata. No. Trovare una moschea qua su, esci dal canyon, ti becchi questa... Pazzesco, anche perché poi noi teoricamente dovevamo stare larghi e non passarci minimamente da qua. Però, direi di continuare a scendere, provare a poi passare questo canyon qua, scendere magari verso sud, sud-est, direzione... Beh, io mi avventurerei, assolutamente. All'interno, sì, concordo. Da paura oggi esagerato. Bella la strada, arrivare fino a qui, ok, faticosa, però faticosa oggi, il canyonino, ok, ma poi qui con la mapparelli, cioè una roba assurda. Sì, in questo tratto qua senti proprio la differenza da una roba all'altra, pazzesco. Ma anche sul curvone destra sinistra, incredibile come si sente. Io direi... Che ore sono? Sono già quasi le 6. Toccherà anche andare perché... E domani abbiamo levato a ciallarla anche. Domani sabbione. Apriamo le porte del deserto, le porte del Sahara. E vediamo. Sì. Vediamo come si comportano e come ci comportiamo noi. Ottimo. Grande. L'arrivo al mercato, stamane, tutto quanto, mi ha proprio fatto entrare nei loro colori, nei loro profumi, nel loro mondo. E questa cosa qua, poi si vede usciti da lì, preso direzione Anche l'altro giorno, scusami, a Tamerza, tutta quella gola asfaltata con quelle curve tornanti, era uno spettacolo. E poi incredibile, in questo viaggio, il susseguirsi, il cambiamento di panorami, cioè siamo passati dalle curve quasi dolomitiche a la sabbia vera dell'Africa, e
quasi senza accorgercene. Sono potuto veramente godere i paesaggi, la gente, il territorio, il bello della guida, del divertirsi tra le dune, i vari paesaggi. È la prima volta che riesco realmente a godermi un viaggio in moto, credo, dopo diversi anni di competizioni e quant'altro. Mi rendo conto oggi che dopo magari una giornata, 500 km di fatica, sudore, dune, sabbia, paesaggi fantastici, arriva la sera e non sento la stanchezza perché magari sono lì con un mio amico al lato, mi sto godendo sta strada verso il sole, verso il tramonto, questa sensazione di libertà, di benessere che non percepivo più con le competizioni da anni, insomma. Libertà e spensieratezza e conoscenza del mondo, di quello che può stare attorno, la possibilità di non solo di aver giocato nella sabbia, nelle dune, ma anche il fatto di aver attraversato dei piccoli paesi con questi bambini che impazziscono al passaggio delle moto, dei piloti, che ti fanno sentire un pilota, è veramente molto emozionante. Moto, un amico, il momento, fine.